sta dimostrando le sue qualità di velocità, di colpo d'occhio. Vediamo se in queste ultime due riprese riesce a forzare i tempi e a cercare la conclusione prima del limite. Prova a venire in avanti a piccoli passi Jankovic, ancora attento Manfredonia, poi riprende a lavorare con il sinistro girando letteralmente intorno a Jankovic. Bello questo, due volte sinistro, questo jab. Quello deve fare, sinistro in continuazione. Prova qui anche il gancio destro, sta usando molto di più il jab rispetto al match della Roma Boxing Night dello scorso 11 luglio Valentino Manfredonia. E qui vedete il guanto destro a protezione del mento per evitare il gancio sinistro di Jankovic. Adesso si chiude Jankovic, che ha sentito i colpi di Manfredonia ed è un po' meno propositivo in questa fase. Si ferma letteralmente Jankovic qui, chiuso a riccio. Prova a scardinare la guardia Manfredonia con 1-2, facendo un gancio sinistro Jankovic, attenzione. Occhio, qui pericoloso questo incrocio, sono anche a vuoto tutte e due. A vuoto 1-2 da parte di Manfredonia. Chiedono un lavoro al corpo all'angolo di Manfredonia. Effettivamente Alessandro, quando l'avversario è così chiuso, protezione del volto, vale la pena di lavorare sotto. Bisognerebbe lavorare sotto, però Jankovic vedi ogni tanto abbassa la mano destra. Dovrebbe essere bravo Valentino a trovare il tempo giusto per infilzarlo con il gancio sinistro. Va a lavorare sotto Jankovic, riesce a spostarsi dalle corde Manfredonia, si riporta al centro del quadrato Valentino Manfredonia, riordina le idee, cerca di lavorare con il jab, si chiude ancora ermeticamente direi Jankovic. Prova qui l'azione in rapidità Manfredonia, jab, gancio destro e poi un altro jab Manfredonia, qui carica un gancio destro, manda a vuoto la replica immediata di Jankovic. Ultimo minuto della quinta ripresa, ancora Manfredonia 1-2 e si finisce in clinch. Infatti vengono separati Manfredonia e Jankovic, si riparte per gli ultimi 30 secondi. Guardia mancina adesso per Manfredonia, lo switch si dice in inglese, cambia guardia Manfredonia. Allora adesso lavora con il jab che però è quello destro, vedete, molto bravo ancora una volta a mandare a vuoto Jankovic, cerca di seguirlo per il ring, molto più mobile però, non solo più veloce di braccia ma anche di gambe Manfredonia. Provato il gancio destro.